Voglio ancora crederci, non può essere finita qui, la nostra storia, la nostra gloria, cancellate in un attimo. Non è vero, non è possibile, è del tutto incomprensibile. Però ti cerco, e lo so, prima o poi io ti riavrò. Non c'è niente che può separarmi da te, perché tra di noi c'è un legame fantastico e indivisibile. Non c'è niente che è impazzito. Fare un pezzo che fosse una cosa che anche un interista, un milanista, un romanista, un tifoso del Toro potesse comunque usare, cioè nel senso che questo l'abbiamo intitolato Atto d'amore, ed è un atto d'amore che praticamente qualsiasi persona può dedicare alla persona che vuole, cioè o alla propria squadra volendo, ma di fatto io il calcio a me piace, però al momento in cui esco dalla trasmissione di Ravezzani preferisco dedicarmi ad altro, cioè nel senso che il calcio poi alla fine è una componente della mia vita, ma non è quella essenziale, cioè io ho altre cose che mi interessano più del calcio, però il calcio mi interessa moltissimo, la Juventus sono molto attaccato, però un atto d'amore che qualsiasi persona può dedicare a chi vuole, e allora l'ho fatto in questa, con quest'ottica, adesso ve lo presento, spero che vi piaccia. Non c'è niente che sei nella mia anima, sei nella mia testa, può separarmi da te già nei miei pensieri. C'è un legame fantastico, sei nella mia vita, è indivisibile, la mia calamita. Non c'è niente che se nei miei respiri può separarmi da te, sulla mia pelle. Perché tra di noi sei nel mio cuore. È indivisibile. Questo è il mio atto d'amore. Indivisibile. E vai. Allora, volevo
Abbiamo cercato di fare il nostro meglio sapendo che Parenza è esigente, perché adesso chiaramente tutti i giorni lo metteremo 20 volte, quindi vi volevo presentare il nostro team. Persona che, allora, io ho scritto i testi di questa canzone che spero vi piaccia, io non mi sono ispirato solo alla Juve, mi sono ispirato anche a una persona a cui voglio molto bene e gliel'ho dedicata. Dei più grandi arrangiatori a livello internazionale, ha vinto addirittura, pensate, dei Grammy Awards per le sue musiche da discoteca. Ed è Fabrizio Gatto, che è anche produttore, perché lui ha creato la magia, secondo me la magia di questo pezzo è merito tuo. È una binata. Perché è stata una cosa fantastica lavorare con lui, addirittura lui per arrangiarmi così bene il pezzo è stata una notte fino alle 6 del mattino in uno studio qui a Milano, proprio per cercare di riuscire a tirare fuori un prodotto che fosse buono, insomma, anzi, per secondo me anche più di buono. Lui anche, essendo produttore editore, lo metteremo anche su iTunes, sugli shop online, quindi chi vorrà poi scaricarlo, lo scaricherà. E poi c'è un'altra persona che vi voglio presentare, che secondo me è diventato un mio grandissimo amico, è una persona a cui io voglio un bene dell'anima, la persona che più mi ha motivato in questa operazione, nella realizzazione di questo prodotto, ed è Gianmarco Piacentini, che anche se interista è una persona più buona, più brava e più intelligente di me. Grazie perché non mi ha vogliamo proprio bene, e lui è stato proprio, io lo chiamo, cioè il personal trainer, io il personal motivator, cioè lui quando mi sentivo giù di morale oppure ero stanco mi tirava su e abbiamo realizzato questa cosa. Mi auguro che vi piaccia, adesso ve la regalerò. C'è anche la Vocas, c'è anche Roberta, che è una delle nostre coriste. Speriamo in bene, io incrocio le dita, è dedicata anche a tutte le persone a cui voglio bene, e in mezzo a voi ce ne sono tantissime a cui voglio bene, quindi grazie di essere qua. Ciao, io volevo dire che, allora, a me è piaciuto molto il video, ovviamente il brano, mi piace perché si manifesta la personalità di Marcello, che è una personalità di una sensibilità, di un'emotività rara, ha espresso un atto d'amore, voglio ripetere il titolo della canzone, che è veramente un profumare d'amore le altre persone, è un trasmettere la sua emozione, la trasmette talmente bene che ho visto emozioni da parte di tutti, io per primo. Io Marcello voglio bene, è una persona, ripeto, fantastica sotto tanti profili, è un personaggio, una persona eccezionale sotto altri, è originale, è affabile, simpatico, intelligentissimo, ma quello che colpisce di lui è la sua grandissima emotività e sensibilità. Ciao Marcello, ti voglio bene, Gianmarco. Ho visto il video di Marcello, ho sentito la canzone che Marcello aveva fatto dall'inizio e all'inizio gli ho detto che mi piaceva, e effettivamente era carina, però non era una cosa strepitosa, nel senso, era una bella canzone ma nulla di particolarmente eclatante. Poi è stata rifatta completamente, e da quando l'ha rifatta si è sentito proprio che ci ha messo dentro qualcosa di suo, e avendo visto tutta l'evoluzione della canzone, del video, la passione con la quale l'ha fatto sia lui che Fabrizio, con il supporto di Gianmarco e Roberta, la corista, che è una mia grandissima amica, e il risultato è veramente strepitoso, ma lo dico sinceramente, proprio strepitoso, è veramente molto, molto bello, è una canzone sentita, il video è bellissimo. Mi hai stupito, devo dire la verità, non me lo sarei mai aspettato che riuscisse a fare un prodotto di questo tipo. Sono contento per te, per il tuo futuro, che ti aiuti a star meglio, e sono contento perché un po' in parte lo sento un po' anche mio, considerato che, insomma, lo hai detto tu stesso prima, insieme agli altri, una delle persone che è stato il motore che ti ha spinto ad approfondire questo lavoro è stata una persona che ti ho fatto fondamentalmente conoscere io come il piace. Separarmi da te, perché molto bello, fatto molto bene, molto professionale. E per quanto invece concerne Marcello, ritengo
che sia nata una buona amicizia e basta, di aver conosciuto una persona interessante. Marcello l'ho trovato, visto per la prima volta davanti al mio ufficio, che cercavo una location per fare questo video. Mi ha fermato sapendo che ero il proprietario dello stabile dove doveva fare il video. L'ho anche sponsorizzato, quindi mi deve piacere per forza adesso il video. E la cosa furba è che mi piace anche, veramente. Il video è stata un'esperienza mistica e Marcello Chirico è un ragazzo che sa emozionarsi e sa anche emozionare gli altri. Credo che sia una dote che poche persone abbiano. E Marcello, è meglio che tu te la tieni cara questa dote. E gli mando un bacio. Ciao Marcello. Che il video è fatto molto bene, che il testo è stupendo. Grazie Marcello e a presto. Sei nella mia testa, sei nella mia testa. Oh, separami da te. Già nei miei pensieri. Perché tra di noi. Video, no, il video mi ha sorpreso, è un video che non mi aspettavo, è completamente spiazzante. Io poi non sono un conoscitore del calcio, quindi mi aspettavo qualcosa che riguardasse una materia per me misteriosa. Devo dire, la persona più singolare che mi rimaneva in testa era Marcello Chirico, perché oggettivamente è una sorta di E.T., una sorta di marziano, completamente diverso da quella compagnia nella quale lui lavora. E devo dire che forse la risposta ce l'ho avuta proprio oggi con questo video. Cioè, Marcello Chirico è un diverso, è un E.T. che sta per extraterrestre o forse anche extra televisivo. Separarmi da te. Perché tra di noi c'è un legame fantastico. Pezzo che è stato scritto da Marcello con gran cuore. Penso che sia una persona molto carismatica, molto positiva e di conseguenza non può che essere per lui una grande soddisfazione e un grande successo, e questo glielo auguro con tutto il cuore perché lo merita davvero. Come al solito Marcello in questo video è riuscito a stupirci. È stato veramente carino ed è riuscito a unire la sua personalità con questa Juventus che oramai lo amalgama completamente. Bravo Marcello. Senza un perché, è un'emozione da sempre, che ti rivuole vincente, fammi tornare a sognare. Una persona timida, coraggiosa, creativa, quindi posso dire per quel poco che conosco tutto il bene possibile. Bellissimo, avremmo tutti bisogno di più atti d'amore come questo. Onesto, coraggioso, contagioso, eterno. È difficile separare il video e Marcello Chirico, anche perché Marcello Chirico è comunque l'autore, l'interprete, il protagonista del video. Posso dire quello che penso di Marcello, insomma. C'è un rapporto d'amicizia semplicemente perché entrambi condividiamo un'idea di fondo, quella di occuparci di calcio. Marcello è eclettico, in questo video ha dimostrato tutta la sua bravura e poi soprattutto che fisico, Marcello! Complimenti a Marcello, video bellissimo, ma da lui non poteva che essere così. Complimenti. Il video è molto molto bello, la canzone ha delle parole forti, mi piace moltissimo la musica, mi piace l'espressività di Marcello. Devo dire, conoscevo Marcello come giornalista, come opinionista, come tifoso. Devo dire che da stasera conosco Marcello come un amico con un cuore grande così. Ciao Marcello, complimenti. Caro Marcello, il video è bellissimo, la musica e il motivo sono altrettanto bellissimi
e io sono contento di averti conosciuto e che tu sia mio amico. Grazie. Grandissimo Marcello, camaleontico veramente, questa è una dote che tu hai, sai fare il giornalista serio, sai essere divertente, secondo me sai fare anche il cantante, insomma con questo video stasera l'hai dimostrato. Sei nella mia vita, è indivisibile la mia calamita. Bravo Marcello, è stata una sorpresa, non me l'aspettavo, un altro passo avanti rispetto al video di Natale, più intonato di quello che immaginavo, la musica è molto orecchiabile, la si canta subito dopo pochi secondi, complimenti anche per la scelta della ragazza, mi pare che c'è stato un bel feeling tra voi due nel video. Ecco, certo, se le strisce fossero state rosse e nere anziché solamente nere, forse mi sarebbe piaciuto un po' di più, no, ma non va bene, è veramente un bellissimo prodotto. Adesso invece dico quello che penso. No, scherzo. Atto d'amore 1 è impresso come un tatuaggio nei nostri cuori e nella nostra mente. Adesso Marcello aspettiamo il secondo, Atto d'amore 2, e intanto non c'è niente che può separarmi da te. Bravo Marci. Ti vogliamo bene, un abbraccio. Complimenti, bravo. Di essere felice, sereno, perché lo so che sarà così, e soprattutto questo disco toccante mi ha fatto veramente commuovere, emozionante. Il video mi è piaciuto, soprattutto perché trovo orecchiabile la canzone, mi è piaciuta moltissimo l'idea avatariana delle immagini, dei protagonisti. E credo che Marcello abbia realizzato un suo grande sogno e confermi questo sogno la duttilità tattica, se posso utilizzare questa metafora calcistica, del soggetto. Ma il video è molto bello, fatto in maniera professionale. La musica mi ricorda un po' la musica degli 883, molto orecchiabile. Sei nella mia testa. Marcello ha conosciuto proprio oggi, per sfortuna così tardi, però non è mai tardi per le cose belle. Mi è colpito il suo sguardo molto intenso, però anche molto dolce, da una parte molto profondo, ed è quella cosa che ho trovato anche nella canzone. Nel seguito, ascoltandola, veramente tocca di cuore, entra profondamente nella tua pelle. E penso che questa canzone praticamente deve entrare proprio a prendere le persone nel loro cuore, nei loro sentimenti più profondi. Perché oggi cosa siamo senza l'amore? E questo è un atto d'amore, la cosa più bella che abbiamo. Ti do i miei complimenti. Grazie Marcello. Grazie per questa bellissima cosa.